Quando Roma conquista il dominio del Mediterraneo, la Triera diventa trireme, ma non subisce modifiche apprezzabili nella sua struttura. Cambia però la tattica di combattimento. Allo speronamento per mezzo del rostro piazzato a prua, i romani aggiungono l'uso del corvo, una specie di ponte levatoio che, agganciando la nave avversaria, permette alle fanterie di agire come se fossero a terra. Un elemento che sarà decisivo per la vittoria dei romani sui cartaginesi nella battaglia navale di Milazzo. Con la caduta dell'impero scompare anche la trireme e nel basso Medioevo il mare si popola di nuove imbarcazioni ispirate al cosiddetto stile bizantino e alla tradizione dei numerosi popoli barbari che si affacciano sul Mediterraneo. È un vero crogiolo di nuove forme che generano il dromone, la nave mediterranea che esprime per la marineria un periodo di transizione, mentre a nord, nella penisola scandinava, appaiono le linee snelle ed eleganti tipiche delle imbarcazioni vichinghe. Con il secondo millennio appare poi la galea, che per la sua tipica prua aguzza prende il nome da Galaya, il nome in turco del pesce ago. Un'imbarcazione che avrà vita lunghissima e che sarà adottata anche in Italia dalle repubbliche marinare, a partire dal XIV secolo. La manovra della galea in battaglia è affidata ai rematori, mentre la vela viene usata solo in navigazione. Alla tattica dello speronamento praticata da greci e romani si sostituisce ora quella dell'affiancamento, che punta a strisciare con violenza il bordo della nave avversaria per spezzarne le file dei remi e immobilizzarla. La galea resta la nave da guerra per eccellenza della marina remica, fino a che l'uso della polvere da sparo porta le prime artiglierie. Sono nuove armi che creano nuove esigenze. Così, intorno al 1550, compare la galeazza. Qui la prua e i bordi tornano ad essere alti. Sul ponte scompaiono i rematori e al loro posto vengono piazzate le artiglierie, mentre la manovra e la navigazione sono affidate unicamente alla vela.